Ok, dai, cominci direttamente se ti Sì, dai, presenti. cominciamo da dove eravamo rimasti, ovviamente non me lo Cioè, gli ricordo umori più. falliti si sono un attimo dileguati in questo istante. Ok, niente, allora, dove eravamo rimasti? 10 secondi, persino. L'ansia non è bomba atomica. Ha detto la scrivania, diventa ancora più assurda la situazione. No, niente, allora stavamo, anche per ricollegarci, stavamo trattando stamattina l'argomento di come fosse possibile un nuovo modo di concepire la comunicazione teatrale e di come ci potesse essere la possibilità di un ripensamento di quella che è l'azione teatrale in sé per sé e di come potesse essere configurabile una comunicazione anche attraverso dei supporti e una produzione artistica comunicativa proveniente dalla comunicazione di ordine parateatrale, cioè nel senso che non avesse assolutamente nulla a che fare con l'evento teatrale in sé per sé, ma fosse un in più da vendere o separatamente, qualora potesse essere di interesse a qualcuno, o comunque semplicemente arricchire un discorso di evento teatrale. Allora, da cui era partita appunto la riflessione stamattina, e ci ritorno un attimo, è stato rispetto al fatto del dialogo fra me e Virginia anche a Centrale Fies, e questo dialogo che si era aperto anche con Matteo Antonacci per Roma Europa. Rispetto all'importanza dell'immaginario collettivo e per capire anche come questo pensiero sia stato applicato all'interno di un festival, per esempio, e proprio grazie all'aiuto di Matteo Antonacci, anzi grazie a un'idea di Matteo Antonacci di riuscire a comunicare quello che era l'immaginario da cui è partito il festival. Che era questa specie di cuore nero a cui loro avevano dato un titolo in tedesco, come indicare le cose che stanno più a cuore, che stanno più interiore. Attraverso un esperimento del genere si è riuscito ad ottenere una porzione di spettatori leggermente più trasversale, che per esempio non sono soltanto gli addetti ai lavori o quelli che usufruiscono del teatro in una forma attiva, quindi da spettatori attivi all'interno di un festival, ma anche tutti coloro che non sono potuti venire o a chi per esempio degli spettacoli del festival in sé per sé magari non interessava niente, ma sono stati più ispirati da una forma di proposta di design piuttosto che di intervista all'artista in sé per sé o all'articolo di critica, poteva raggruppare una serie di interessi i più differenti possibili. Dico questo perché questo confronto ha fatto nascere, ne parlavamo stamattina, il problema rispetto al perché fosse così isolato il panorama teatrale da tutti gli altri tipi di panorami culturali e artistici. Ci chiedevamo perché non potesse avere lo stesso riscontro della musica o perché, ma poi questo abbiamo anche constatato essere un problema fortemente italiano, cioè che altrove non è più già pensata in questa maniera. Come mai non creasse tendenza, per esempio, il teatro, mentre la musica riesce a crearla, mentre la moda la fa sicuramente, mentre l'arte contemporanea riesce sotto alcuni settori, magari più vicino alla performing art, se siamo dentro una bufera. Sì, è accettabile. E ci chiedevamo come mai invece teatro tutto questo non riuscisse minimamente a farlo e di quanto pregiudizio ci fosse dietro il concetto stesso di teatro che sembra essere tornati tipo a 40 anni addietro, per cui alcune forme di contaminazioni provenienti da altri ambienti e
sembrano tabù all'interno del teatro. Per esempio, non può esserci quasi mai, o così appare almeno, un discorso relativo all'immagine, perché questa cosa lo sminuisce da un punto di vista intellettuale. C'è sempre questa ricerca di un intellettualismo da una parte del teatro di ricerca, o la svendita assoluta da parte di un teatro di prosa. E quindi stavamo pensando a come potesse essere, per esempio, venduto un prodotto teatrale, magari passando anche attraverso, e come fosse forse necessario attualmente per riuscire a creare un link con tutti gli utenti, una strategia magari di comunicazione che arrivasse persino prima dell'evento teatrale stesso. Allora, non mi ricordo dove eravamo rimasti. Io stavo rispondendo a delle domande tue. Ho detto che dopo avrei più o meno spiegato quello che io intendevo per cercare di. Io non so bene come spiegarlo a livello di strategia, cioè non è una strategia decifrabile, configurabile, applicabile alla totalità dei casi. Quello che io dico è come si può, però una cosa è comprovabile e alcune tecniche sono sicuramente comprovabili, di come si possa generare un interesse, ecco, come si possa far sì che si palesi un interesse, si recuperi un interesse da parte di un mondo che pare del teatro non gliene freghi assolutamente nulla. Abbiamo concordato tutti quanti che praticamente in Italia a teatro ci vanno gli addetti ai lavori, cioè possiamo dircelo più o meno, e di come sia difficile riempire una sala se non sei il nome X, o quanto non interessi più a nessuno neanche ospitarti se non sei un nome, cioè al di là di quanto occuperai la sala. E parlavamo forse della necessità di recuperare una forma artistica anche che prescinda dalla necessità di andare in scena a tutti i costi, ma di ricominciare a creare movimento all'interno di quello che è un panorama teatrale. Io stavo lavorando appunto su un progetto e vi ho detto che è imbarazzante perché è un progetto mio, quindi mi fa strano parlare di una cosa mia. È imbarazzante doppiamente perché non posso dirvi più di tanto. È 3 volte imbarazzante perché non esiste l'evento teatrale di questo progetto. Però l'unica cosa non imbarazzante che vi posso spiegare è che ho i dati relativi a un accrescimento di interesse da parte su un progetto. Ho dei dati che sono statistiche piuttosto che tabulati, piuttosto che cose che sono riuscito a farmi dare. Io sto lavorando su un progetto che nasce da un testo concreto. Come avevo detto prima, nasce da Moby Dick, quindi in realtà tutto quanto è partito da un'idea di una mia riflessione su Moby Dick. Quindi l'idea di partenza non ha assolutamente niente di eccezionale, perché è come nascono più o meno tutti i lavori, cioè tu ti avvicini a un testo, lo esamini, vedi se dietro a quel testo ci possa essere altro a parte la storia e così vai avanti. Per una volta però ho cercato di muovermi in un modo differente. Invece di prendere un testo, snocciolarlo, creare la compagnia, vedere là, chiamare quei 4 attori che mi interessavano, metterci al tavolino, di che parla Moby Dick, allora vediamo perché ti interessa. E così ho cominciato a vedere quale immaginario, appunto, potesse creare su di me un testo come Moby Dick. Come primo luogo mi sono dovuto per esempio concentrare, adesso questa non è una strategia, questo è soltanto l'esame, mi sono concentrato su un punto di Moby Dick, in quanto tutto quanto non è di interesse, credo, neanche di Melville, cioè 3 quarti su 500 pagine per 400 parlano di manovre nautiche, quindi non, anche se è interessantissimo anche quello. Mi interessava fondamentalmente, sono andato a puntualizzarmi sulla figura per eccellenza, cioè ce ne sono due per eccellenza, anzi tre, c'è cioè Ismaele, c'è Acab e c'è Moby Dick.
Moby Dick è interessante perché c'è, ma non è continuamente assente. Quindi probabilmente è la più interessante di tutte perché non c'è. Fra le altre due rimaste, per me, sicuramente la più interessante era Aqab. Ed era Aqab perché era l'unico capace di vedere una cosa che non c'è. E credo, almeno a mio avviso, sembrava che questa visione di Aqab potesse essere molto simile a una condizione culturale attuale. Cioè di una grande ricerca di un mostro leggendario, di un'utopia, di un'idea, di uno stato d'animo, di un ritorno a un fermento, a qualcosa che ti tenesse in vita. Praticamente, per chi non conosce Moby Dick, credo tutti lo conoscano, Aqab ha perso una gamba, non si riesce neanche a capire come. Lui è il capitano di questa grande flotta. Della Pequod, che è questo galeone leggendario. Lui praticamente comanda un galeone che sembra apparentemente un galeone diciamo, di rincoglioniti sotto certi aspetti, nel senso completamente nelle mani di Aqab. Ogni tanto c'è questo sprazzo di volontà di emergere di qualcuno. Stab piuttosto che altri cercano di. Ma Aqab continua, è come se Aqab li tenesse insieme, quindi come se la Pequod non riesci più a capire a un certo punto se sia un galeone, se siano soltanto tutti loro insieme, se stiano remando, chi stia comandando, chi guarda. Capisci che ognuno ha un ruolo in questo grande mondo. Ma sono ruoli molto poco definiti perché tutto è mosso in realtà da un'idea, da una visione. Ecco, non mi piace più il termine visione. Che è questa Moby Dick? Punto. La cosa che mi interessava era che a un certo punto tutti questi dati non sono interessanti in nessuna maniera per promuovere nulla. Attualmente avevo il mio Moby Dick, che era riuscire a mettere insieme una nave che potesse andare avanti in un progetto. Al che mi sono concentrato su una cosa, ho dovuto trovare qualcosa di ancora più specifico che potesse limitare il campo d'azione. E in questo, per esempio, una cosa che mi ha interessato era lo stato fisico. Che viveva Aqab, che non sto qui a dire, ma il luogo che presenziava Aqab nella sua esistenza. E da lì ho cominciato a pensare a tavolino come potesse essere un progetto fattivo che partisse da Moby Dick, di come avrei voluto un allestimento scenico, per esempio. Non ti dico quello che avrei voluto sentir dire, ma quello che poteva essere così come quando si progetta una regia, in poche parole, quello che tu vorresti che accadesse, ipoteticamente, come più o meno immagini una scenografia, cosa ti immagini più o meno che loro facessero. Ma questo è niente, nel senso che è un materiale abbastanza morto, che è difficile anche da vendere perché diventa da vendere anche agli altri, cioè non intendo vendere a livello economico, vendere come idea, perché a chi serve sedersi a un tavolino e iniziare a fare le prove su Moby Dick? Cioè, credo che questo appartenga un po' al modo in cui solitamente si finisce per fare teatro, in poche parole. E soprattutto mi interessava di un attimo soffermarmi sul come far sì che questo evento potesse essere un ipotetico punto di inizio per cambiare la prospettiva e per mettere in pratica questo modo di ripensare la comunicazione teatrale. Al che mi sono cominciato a domandare rispetto ai punti. Rispetto ai punti di messa in scena, come se questa messa in scena, diciamo,
potesse già esistere attraverso soltanto quei punti elementari, cosa questa ipotetica messa in scena, che però viveva soltanto in me, potesse creare in me come riverbero, cioè come immaginario. Al che sono partito da una cosa, ho cominciato a, in realtà, a concentrarmi sul progetto partendo da un logo. Ho cominciato a pensare alla promozione di un'ipotesi, non di un dato fattivo. Prendendo i vari concetti che io avevo estrapolato da un lavoro, ho cominciato a lavorarci come ci lavora un designer. Un graphic designer, ovviamente, se va per una ditta, quelle volte in cui ho lavorato come designer per loghi o cose simili, ti propongono dei concetti che stanno dietro al prodotto. Ti dicono: questo prodotto deve parlare di, deve essere così, deve andare di là, deve prendere questa massa di persone. Io ho dovuto fare i conti con tante cose, che sono per esempio il background, da dove provenivo. Per esempio, ho dovuto escludere, al di là del fatto che non è la mia poetica, quindi va bene, però io ho dovuto escludere a priori tutto il mondo del pop, cioè, nel senso, l'ho dovuto scaraventare via, perché è un attimo per me finire nella carneficina della non credibilità. Quindi sicuramente ho dovuto lavorare su tutto quello che era un immaginario differente, stilizzato, essenziale, personale, ma non cadendo in nessun riferimento che potesse essere simile a qualche compagnia già esistente. Quindi mi sono dovuto andare a studiare tutte quelle che erano le grafiche delle varie compagnie di punta, e appena sei un po' troppo ammiccante finisci ad essere simile a Tizio, appena sei troppo essenziale sei troppo simile a quell'altro. Quindi devi cominciare ad essere un po' onesto rispetto a una tua visione, cercando però anche di calibrare i vari elementi, cioè le cose non capitano per caso, cominci a mettere insieme. E così ho cominciato a riflettere sui concetti del lavoro che avrei voluto sviluppare, del lavoro teatrale, perché così nasce, non vuole essere un'altra cosa, però partendo da un altro punto di vista, che era un punto di vista grafico. E inizialmente è nato un logo e un titolo. Un titolo che è questo White Wide Wet, che in realtà nasce perché sono gli unici tre aggettivi che io sono riuscito a trovare che potessero essere adatti a quello che volevo indagare e a Moby Dick. Bianco, senza dubbio, umido e vasto. Questa cosa mi ha aperto ho fatto una forma di brainstorming di tutti gli aggettivi possibili applicabili a Moby Dick, di tutti i generi. Questi mi sembravano i più larghi, i più ampi, i più accoglienti, ecco. E mi sembravano tutti riportare l'immaginario ad altro, a una... In Moby Dick si parla di lutto, si parla di speranza, di luce, di fine, e questi tre aggettivi mi sembrava che ricoprisse. Si parla di mare, di vastità, della parte più selvaggia dell'essere umano, della parte più selvaggia del mare, della parte più selvaggia dei propri desideri. Mi sembrava giusto come tre aggettivi, e mi sembrava anche giusto come titolo. Al momento, al che sono andato a formare un nome e sono andato a creare un logo che è questo, in poche parole. Sì, quasi è tutto mischiato. Eccolo qua. Si è andato a creare questo logo, e che in me raggruppa più o meno tutto quello che il lavoro vorrebbe significare. Dovrei starlo a spiegare, ma spiegandolo spiegherei molto del lavoro, quindi non posso. E soprattutto non vuole essere spiegabile.
Ho creato, per esempio, delle forme di dialogo con istituzioni non teatrali. Questo logo l'ho fatto vedere a case di moda, l'ho fatto vedere a due o tre esponenti d'arte contemporanea, due o tre gallerie, e ho chiesto cosa ne pensassero tutti. Quindi non è che mi sono mosso per gusto mio personale, nel senso che questo funziona, nel senso ci sono stati dei riscontri. Il riscontro è stato, al di là di ogni possibile interpretazione, che questo logo funzionava a livello compositivo. L'ho fatto poi vedere a uno studio grafico e questa cosa così di per sé funziona. E questo è già tantissimo, soprattutto se tu dietro sai cosa c'è. Ho fatto delle indagini, ho chiesto un po', posso pure chiedere a voi cosa ci vedono in questa cosa qua. E tutte le cose che ci hanno visto su un campionario di 20 persone, hanno visto tutte cose che erano comprese nel discorso iniziale mio. E questa cosa, una volta creata, l'ho tenuta da parte. Non sapevo esattamente bene che farci. Io infatti la prima volta sono andato a Centrale Fies di base, portando un attimo, dicendo io vorrei, sono andato a parlare di una cosa, ma che anche loro mi hanno detto inizialmente, di che ci stai a parlare. E io ho detto io non ve lo so ancora dire, perché vi sto parlando di una cosa che ha un, cioè voglio capire cosa fare di questo materiale grafico. E non la trovo, quello che. Vabbè, tanto ve la faccio vedere un'altra parte. Inizialmente è stato soltanto creato questo, dopo un lungo momento di riflessione su questo logo, su quello di cui voleva parlare, ho cominciato a pensare a come potesse essere, per esempio, una locandina per un primo laboratorio. Ora, i laboratori di per sé non necessitano di locandine, lo sappiamo benissimo, cioè, si può tranquillamente dire che si fa un laboratorio tutto questo superfluo. In realtà, io credo che arricchisca sia chi il lavoro lo sta conducendo, ma crei immediatamente un link appunto con l'immaginario collettivo delle persone e cominci a creare nelle persone l'interesse di volersi fare una domanda rispetto a quello che si vede. Cioè, se io parlandoti con tante parole, come abbiamo detto prima, questa non è purtroppo l'epoca delle parole. Se io avessi scritto una papirata di presentazione, per esempio su una piattaforma di promozione, chiamiamola tipo Facebook, probabilmente non l'avrebbe letta nessuno. E io questa cosa la so. O meglio, non l'avrebbe letta nessuno se non prima riscaldata da qualcosa di molto più immediato che è un'immagine. E quindi praticamente all'inizio è nata soltanto una cosa che non si carica, ecco, adesso ve la mostro. È nata questa. Questa una locandina. Il più semplice possibile. E anche questa è stata archiviata. Quello che vi dico, questo progetto di comunicazione ha una costruzione di 8 mesi dietro, alle spalle, prima di proporre il laboratorio. E parliamo di 8 mesi in cui non si sta parlando di proporre uno spettacolo, si sta parlando di proporre un laboratorio. E nasce dalla necessità di vedere se persino la fase laboratoriale possa essere un momento che dà vita a un'altra forma di comunicazione, a un'altra forma di immaginario. E anche a un'altra forma di produzione artistica in sé per sé. Io credo, per quanto mi riguarda, che questa cosa non c'entri assolutamente niente con il teatro, ma allo stesso tempo non è assolutamente avulsa, nel senso, questa cosa nasce per il teatro. Quindi a me interessa molto capire se una cosa, questa cosa non è teatro, è chiaro, no? È grafica, però è per il teatro.
non è per se stessa, né per un'azienda, né per nient'altro, appartiene a una produzione di quel genere lì. Vi ho fatto vedere questo perché per lungo tempo le uniche due cose sono state questo, il logo, e una vaga idea dietro. Per svariati mesi sono cominciati a nascere dei mood board, quindi ho lavorato con dei mood board, ho lavorato per esempio su tutto quello che potesse essere il panorama marittimo. Ho cominciato a cercare di capire se c'era una possibilità di captare una tendenza del momento. Una tendenza del momento, io credo, abbastanza visibile, è il fatto che vanno di moda, tra virgolette, gli animali, per esempio, o sono andati di moda gli animali. Quindi nell'aria c'è qualcosa di questo ritorno al selvaggio, alla natura, anche se nessuno ci torna, perché torniamo alla natura con i tablet, quindi è molto strano, schizofrenica come cosa. Però era interessante indagarla, per esempio, quindi ho cercato di creare una specie di mood board rispetto a quello che potesse essere un pop wild, ok? Che potesse essere sì quasi archetipo come visione dell'animale, del ritorno all'ancestrale, tutte queste cose qua, ma avesse una connotazione. Questo sicuramente mi ha aiutato moltissimo la moda, ma la moda proprio vestiaria. Mi ha aiutato la musica con tutta una specie di immaginario indie e tutto il resto. E ha dato origine a tanti richiami che con il lavoro non hanno assolutamente niente a che vedere, ma che lo hanno rispetto a un sentimento di base. Ho capito anche che, lentamente, che di tutto quel lavoro mi interessava focalizzarmi su quello che era l'aspetto del sogno, ossia ho capito che quello stato che io dicevo, quel luogo fisico che non riuscivo bene a capire di tale ACAB, era in realtà una specie di sonnambulismo che mi interessava, questo stare tra il sveglio e il dormiente, tra il un po' di qua e un po' di là, sempre a cavallo tra uno scoramento e un desiderio infinito. Mi interessava il fatto che lui fosse disposto a morirci dietro al desiderio, mi interessava il fatto che lui costantemente parlasse di niente, cioè di qualcosa che nessuno aveva visto o nessuno sapeva cosa fosse, ma che questo parlare di niente portasse tutti ad andare verso quella cosa là. Ora, io non credo che certe cose siano soltanto romanzate, credo che tutto l'apparato comunicativo di qualsiasi cosa sia teso a questo modo di vedere acabbiano le cose. Ti fanno vedere un cellulare 7 mesi prima che te lo vendano, ti mostrano la macchina all'interno di un panorama che non c'è, una BMW che si muove sopra l'acqua. C'è qualcosa di strettamente legato a una libertà che tu lasci a chi vuole usufruire di quel prodotto, per avere il suo luogo di partecipazione alla cosa. Il teatro, nella sua comunicazione di proporti la locandina, quella sola locandina lì che è quella dello spettacolo, e non prepararti minimamente ad avvicinarti a quella cosa là, a mio avviso pone una forma quasi dittatoriale di o entri nel mio linguaggio o non ci entri più, o ci entri quelle 2 ore o non ti ci avvicini minimamente. E soprattutto non funziona più rispetto all'andamento dei tempi, che è un andamento dei tempi che prevede mood board, che prevede link, che prevede iperlink persino, cioè qualcosa che riporta... Ci sono dei siti molto, molto interessanti, tipo... come cavolo si chiama? Perché ve lo volevo, tipo Mood, eccolo qua. Questi siti che non sono Howlin si chiama. Questo sito è niente, volendo. Si apre con molta fatica. Si apre molto con molta fatica proprio perché è niente.
No, si apre con molta fatica, ma come potete vedere anche soltanto dalle prime tre cose, sono accostamenti di immagini che non hanno un reale collegamento tra di loro, ma qualcosa in comune l'hanno, se tu lo riesci a vedere, qualcosa di non captabile, di non spiegabile, ma di profondamente riconoscibile. Cioè, se uno vedesse tutto questo sito, per esempio, riuscirebbe a intuire qualcosa che lega tutti questi elementi, a intuirli, a non spiegarli. Non solo, questo sito che tu dici, vabbè, ma non è niente, non è un caso che, per esempio, questa cosa è stata, queste due foto sono state più o meno postate in questi giorni, uno è per la violenza contro le donne, l'altro è un seno, eppure è stato fatto giorni prima. C'è una specie di richiamo, è come se nell'aria ci fosse un mood, un qualcosa che va, che funziona. Se uno lo vedesse tutto, non troverebbe un senso che lega le cose, ma ne percepirebbe una connessione. Parlo con termini che sono internet, connessione, link, iperlink. Quando uno dice, vabbè, ma che sto guardando? È un sito di immagini? No, non è vero, perché se io vado su un'immagine, questa immagine mi porta esattamente da dove questa immagine è stata estrapolata. E in questo modo io improvvisamente conosco altro, che non ha niente a che fare dal luogo di partenza. Ora, perché faccio questo discorso qua? Perché se questo è il modo di comunicare di adesso, come possiamo ancora, lo chiedo, magari qualcuno mi sa rispondere, come possiamo ancora pensare che il teatro legato a una forma di comunicazione così stantia da decenni, a tal punto che non ci stanno manco più i fondi per fare le locandine, e forse voi avete visto che non esiste più uno spettacolo che abbia veramente una locandina appiccicata da qualche parte, quindi non crea neanche più quel feticismo per avere l'oggettino perché il CD vende solo ancora per quello, vende per una cura estrema in quello che è il prodotto paramusicale, ossia al libretto di presentazione del CD. Come si può pensare che il teatro, non potendo dare più niente, ossia neanche più una locandina, che era quella che un tempo ti appiccicavi in camera, possa essere ancora seguito da qualcuno? Ora uno dice, sì, ma c'è il contenuto, sì, ma come lo fai a farli arrivare al contenuto se manco li riesci a far arrivare all'androne del teatro? È questo il problema. Da qua è nata questa cosa di promuovere un'idea passando attraverso questi canali qui, che sono altri, che non sono del teatro e che probabilmente il teatro neanche ha provato a sperimentarli, ma il teatro non ha provato a sperimentare tantissime cose ormai da 30 anni, non ha più pensato neanche a come si scrivesse un titolo a momenti. Lo fanno giusto i festival, che siccome devono creare un contenitore, pensano al contenitore intorno, possiamo dire quelli più sviluppati attualmente, che sono Roma Europa, Short Theater, Drode Sera, Sant'Arcangelo che lentamente sta scivolando di lato, Castel dei Mondi che si è un attimo riacchiappato sotto quegli aspetti. Ma se noi dobbiamo pensare a compagnie a compagnie o a qualcuno che pensi a un prodotto che non sia soltanto inseribile in un festival, ma sia la cosa che tu proponi, questo è un po'. No, io non lo riesco a rintracciare, a parte in due o tre nomi. Lo posso rintracciare i Ricci Forte, che a loro modo hanno creato una tendenza molto forte pubblicitaria. Lo posso rintracciare in Raffaello Sanzio, che però hanno creato un intero mondo, quindi non soltanto un modo di promuovere. Lo vedo in nuove compagnie, lo vedo in Anagor, lo vedo molto forte in Anagor, lo vedo in Di Guidel. Questa attenzione ha una forma anche di estetica e di promozione. Forse l'unica su cui funziona veramente è Anagor, per tanti motivi. Però, vabbè, ritornando a quella cosa là,
È necessario anche conoscere le piattaforme di comunicazione su cui vai. Nel senso, Facebook non funziona a cazzo, cioè nel senso non è vero nemmeno per scherzo che la persona in sé per sé può essere più seguita o perché è più bello o più brutto. Si può modificare l'andamento di qualsiasi forma di comunicazione all'interno di Facebook. Facebook è una piattaforma chiarissima e soprattutto che funziona su dei dati comprovabili, su orari comprovabili, su una forma di target comprovabile, su una forma di gusto comprovabile. Per esempio, tutti credo, adesso, questo non c'entra niente, però tutti credo che si siano accorti che se su Facebook viene promosso, cioè viene promosso, viene lanciata una foto di un bambino o di un gattino, questa roba spopola. In quanto a seguito, non saprei dire io non so dire il perché, ti so dire che questa cosa è così. Come un'altra cosa è il grande tema con cui si riesce a comprare tutto su internet, che è il sesso. Alcune forme di promozione teatrale lo usano. E questo sicuramente è una scelta, chiaramente, però funziona. Ma non funziona solo questo, funzionano anche altre cose. Quindi, quando si va nella promozione, bisogna conoscere le piattaforme, bisogna sapere che aprire una pagina Facebook non sempre è vincente, soprattutto se tu non hai curato quello che è non si può iniziare da zero. Per esempio, ne parlavamo anche con te al telefono quando hai detto io ho dovuto lanciare Spectacular, ma se tu non crei un sottobosco su Facebook che arriva prima di Spectacular, Spectacular non lo vedrà nessuno, per esempio. E bisogna sapere che Tumblr non funziona né come Facebook, né come un sito internet, né come un blog, né come nient'altro. Funziona molto come questa cosa qui. E quando tu vai a parlare il tamblerese, devi andare a parlare il tamblerese se vuoi che quella roba funzioni su Tumblr. Così come su Facebook bisogna andare a parlare un'altra lingua. Quindi come è proseguito, diciamo, la cosa di arrivare al laboratorio tramite una promozione di altro. Io ho una certa fissa ne ho varie, ma una in modo molto forte. Detesto la raffazzonaggine di qualsiasi cosa, quindi aborro proprio le compagnie che tirano fuori ogni tipo di fotografia, purché sia una fotografia dello spettacolo. Non sopporto che venga pubblicata una cosa purché se ne parli. Credo che dietro a un rigore anche di quella che è un'estetica ci sia moltissima anche della qualità di quello che poi arriverà dopo. Se non altro perché ti obbliga a te a un livello di ipercritica enorme sul lavoro che vai a fare. E soprattutto perché questa cosa manda un messaggio fuori che è da una parte rassicurante ed è il messaggio del fatto che gli altri sentono o credono, perché poi non è vera sempre, ma pensano di avere qualcosa di qualità, perché esteticamente si presenta in un certo modo e perché dietro c'è una ricerca di un certo tipo. E si sentono anche attratti dal fatto di possedere anche per 2 minuti qualcosa che è diverso dal solito. E questo è molto compreso all'interno di un linguaggio come la musica, dove appunto ritorniamo sempre alle vesti grafiche, hanno perfettamente capito che un modo di scrivere il proprio nome o tutto l'apparato del booklet o semplicemente il loro sito o semplicemente il modo in cui loro appaiono crea moltissimo del loro seguito. So che sembrano tutte cose molto frivole, ma sono frivole se mantenute sotto un aspetto frivolo. Se questa cosa ha un intento di voler creare
qualcosa di serio, nonostante l'approccio possa essere leggero, serve sia da un punto di vista di promozione, sia a produrre proprio altro, che possa creare anche a chi fa teatro un'opportunità di essere preso in considerazione sotto altri aspetti. E, per esempio, gli Anagor hanno realizzato su un loro spettacolo praticamente anche un prodotto parallelo, come un film, quando hanno fatto Lingua Imperi, e che ha permesso magari l'apertura, io non lo so perché non sono portavoce degli Anagor, che però ha permesso anche l'apertura di una conoscenza di una compagnia teatrale su canali differenti. E ha dato la possibilità magari anche di creare tendenza su un modo di vedere, no? Perché il teatro non può, per esempio, infettare il cinema, ipoteticamente? O perché il teatro non può dire qual è la tendenza del momento di un'immagine, di un modo di fotografare? Perché noi dobbiamo sempre subire tutto? Questa è la domanda che mi faccio. Quindi, andando avanti, inizialmente c'era una locandina, c'era un logo, ma non c'era nient'altro. Ho cominciato a prendere un mood board, a creare delle cose, e soltanto dopo aver raccolto una serie di suggestioni ho cominciato a dare vita a delle forme di iconografia, non a cui io mi facevo riferimento più, ma a quelle che secondo me erano iconografie possibili rispetto a quello che io sto andando a cercare di quello spettacolo. Quindi inizialmente è uscita quella locandina che vi ho fatto vedere prima, di questa qua, che era quella che io avevo dato come locandina del bando, del bando di partecipazione al laboratorio. Quindi il primo passo che si prevedeva non era io devo formarmi una compagnia, tuttora sono da solo, questa è la cosa, ed era la volontà di riuscire a legare delle persone. Però a me non mi interessava, non mi interessa tuttora nemmeno legare delle persone dicendogli ho uno spettacolo da farvi fare, perché questa non mi garantisce neanche la possibilità di avere una compagnia coesa. Credo che per unire delle persone tu debba unirle attraverso un richiamo che vada a stimolare qualcosa di altro nelle persone. Per questo ho cominciato a creare una specie di immaginario che non fosse una chiamata chiara, anche se tutti hanno capito che c'erano di mezzo balene, il mondo onirico e queste cose qua, ma che fosse qualcosa che andasse a parlare a uno stato emotivo. A me la cosa che ha fatto più piacere è che quando ho lanciato il bando, la prima persona che mi rispose attraverso email, dopo circa pochissimo che è stato mandato il bando, mi disse: io non ho minimamente idea di cosa tu stia parlando in questo bando. E c'era solo il bando, attualmente non c'era niente. Mi disse: io non so cosa in te, ma mi ci sento dentro. Quindi ti dico, io non voglio farlo, però mi piace leggerlo, punto. Questa cosa per me fu molto forte, un riscontro immediato molto forte. E cominciai quindi, come ho detto, a creare una forma di mio personale immaginario rispetto al mio lavoro, che però non esiste. Ho tirato fuori questo bando, il bando è questo qua, si può leggere assolutamente sotto, che avesse la volontà chiara, no? Anche magari paracula, di essere qualcosa di non teatrale, perché non aveva niente di teatrale, non ha tuttora niente di teatrale, che si comprendesse essere rivolto anche a degli attori, ma non solo a degli attori, e che potesse anche a chi riceveva questo input sentirsi libero di poter inserire una propria visione involontaria all'interno di questo discorso. A quel punto, una volta uscito il bando, uno deve capire anche come riuscire ad attuare una strategia, appunto, di comunicazione, perché questa, un bando con un'immagine non è comunicazione, è soltanto tipo il seme che sta all'origine. Io avevo seminato sulla mia pagina Facebook, nel senso, nel mio caso, io ho capito che nel momento in cui ero uscito da una compagnia che di base mi parava il culo come Ricciforte, quindi finché ero là dentro ero qualcuno, fuori da là ero come tutti gli attori, nessuno assoluto,
Ho dovuto però anche constatare che io avevo una potenza come singolo, cioè come attore, non certo un valore come compagnia teatrale. Quindi io sicuramente non potevo formare prima la compagnia teatrale, perché la mia compagnia teatrale non avrebbe attirato nessuno. Riuscivo ad attirare molto di più io come Andrea, come proveniente da. Però anche rispetto a un mio modo di vedere le cose, quindi io per esempio per 8 mesi ho cominciato a pubblicare foto sul mio Facebook che non avessero assolutamente niente a che fare, il mio Facebook un tempo promuoveva solo gli spettacoli di Ricci Forte, lentamente ho cominciato a crearmi un mio modo di vedere le cose, quindi questo qua non sto dicendo che sia una strategia, sto dicendo che così è l'humus che ti devi creare sotto. Queste immagini ho visto che ho cominciato a notare che creavano un riscontro da parte degli altri, chi la cliccava perché li faceva ridere, chi faceva questa cosa qua. Insomma, la mia pagina è diventata una pagina un po' di scherzo, più che altro, però che mi creava click, e i click portano a far sì che questa cosa venga vista, che la tua pagina venga visualizzata, che la tua pagina venga a rompere i coglioni prima delle altre nel momento in cui ti connetti. Ora, non sto dicendo di aver mosso mari e monti, però, per esempio, le visualizzazioni della mia pagina è praticamente triplicata. Ovviamente questa cosa puoi rimanerci una vita a farla aumentare, ma come tutte le cose, come tutti gli eventi, hanno una parabola ascendente e una parabola discendente. Più o meno devi renderti conto quando hai stoccato, detta la romana, e in quel momento inserirti nel momento giusto. Sicuramente quando io ho lanciato il laboratorio era un momento giusto. Il primo laboratorio per far sì che questa cosa arrivasse, come mi ero accorto che aveva stancato una mia forma di promozione personale rispetto al niente e che se continuavo in quella maniera probabilmente non sarebbe andata avanti. Personale, eh? No, promozione personale sto dicendo, non so come chiamarla, per esempio la mia pagina. Che cosa? Elementi che erano descrittivi di Andrea, un modo di fotografare le cose, due commenti che potessero funzionare. Dopo un po' possono anche stufare, cioè nel senso, non può, perché poi per mantenere un certo modo di click devi anche stare sul pezzo, nel senso devi, no, continuare tante cose. A quel punto è uscito un bando e là devi riuscire a capire una cosa. Creare una pagina fan, per esempio, non è utile a nessuno, perché tu non sei nessuno, quindi non ti seguirà, arrivato a quei 300 mi piace, finirà là. Se sei un singolo, magari ce la puoi fare molto di più. Quindi devi cercare di far capire che quello che tu stai promuovendo è qualcosa di estremamente legato a te. Quindi devi capire anche qual è il target che tu vuoi andare a. Se tu sai che la maggior parte delle persone che ti seguono non ti seguono per chissà cosa, ma ti seguono perché seguono te, perché sei bravo a fare i cioccolatini o perché sei bravo a fare il decoupage o perché semplicemente gli piacciono le stronzate che scrivi. Devi sapere che questo progetto deve essere fortemente chiaro provenire da te, perché altrimenti quella parte là non te la prendi. Se tu lo fai venire come l'evento in sé per sé, tutti ti dicono: ma che presunzione è sto evento? Ma che è? Cioè, perché tu mi devi dire oi? Dai, ci Sì, sentiamo. Tanto siamo lì. certo. Pure questo, quindi ho sicuramente pensato di non creare tipo una pagina progetto, né una pagina gruppo. Ho pensato di promuoverlo direttamente sulla mia pagina, perché quella cosa funzionava di più. Però ho pensato di crearci un evento che potesse ricordare o che potesse essere qualcosa di aggiornabile, perché l'evento ha la capacità che ogni volta che tu aggiorni comunque l'avviso arriva a tutti quanti, poi se tu puoi essere libero di vedere o non vedere, insomma. E comunque perché era bene che questa cosa avesse sia una vita sulla mia persona, sia una vita autonoma, cioè come progetto, appunto. Dopodiché, l'evento, a mio avviso, in sé per sé, mi insegna, dopo aver curato appunto anche parte della comunicazione di Ricci Forte, che non basta l'evento. Una volta che tu pubblichi l'evento, 2 giorni che tu pubblichi l'evento, 3 giorni che tu pubblichi l'evento, al quarto giorno la gente ti maledice
e non guarda più l'evento, non gli interessa più, se ne dimentica, devi tenergli la curiosità alta su altro. Al che cominciarono ad apparire appunto tutto quello che avevo messo da parte in quel periodo, che erano delle foto che io avevo fatto e che per me erano parallele al progetto, si rifacevano all'immaginario che il mio progetto vorrebbe, quindi potevano diventare anche dei mood board, cioè diventare tendenza per qualcuno, qualcosa che potesse interessare. E ho cominciato semplicemente giorno dopo giorno a proporle, quindi ogni giorno ne mettevo una. Il primo giorno era quella del bando, il secondo giorno comparve questa, per esempio. Che comprendeva il logo, comprendeva delle cose, e sotto, per esempio, ho cominciato ad aggiungere una cosa, no? Quando dicevamo prima, il problema qual è? Il problema è che tu non riesci a... è molto difficile comunicare quello che è tutta la parte intellettuale di questo lavoro, perché la gente non ti segue. Però ho cominciato anche a pensare come posso far passare più o meno il progetto senza annoiare, però senza fermarci a un logo e senza fermarci a un'immagine. Quindi sotto è cominciato, all'immagine, ad apparire una specie di testo che non ha né la forma né lo stile del testo, di un testo di promozione, ha qualche cosa che sembra un estratto di un romanzo più che altro, ma che comincia a proporre quello che è il mondo che sta dietro un ipotetico prodotto futuro. Non solo, questa roba dà anche a te un autorimando e anche a te comincia lentamente a stimolare qualcosa in più. Ti manda veramente da un'altra parte e cominci a cercare in luoghi in cui non pensavi di aver cercato. Praticamente lentamente cominciò ad apparire tutta una serie di immagini, che posso mostrarle così, se qualcuno è, che sono queste, che sono questa roba qua. Nel primo laboratorio c'era soltanto una specie di diario di bordo, io lo chiamavo, ed era sempre quello, la dicitura era sempre quello. C'è anche un'altra analisi rispetto all'importanza di come vengono scritte le cose, nel senso su Facebook o comunque in generale uno vede che funziona l'effetto tormentone, ha un suo perché, stilla qualcosa, tanto che non può essere né un tormentone noioso né un tormentone vago, cioè nel senso fare pubblicità tutti i giorni, ma farla ogni giorno anche scritta in maniera differente non ti si calcifica in testa, è questa la cosa. Allora cominciai anche ho cominciato a dare un ordine anche a un modo in cui certe cose dovevano essere scritte, cioè il fatto che il diario di bordo abbia una dicitura così all'inizio è sempre identica, non può variare neanche di uno spazio, ma non perché sia più bella o più brutta, sì, volendo è anche un modo per ordinarla maggiormente, ma perché se io ho cominciato a lanciare una proposta, è bene che quella proposta ritorni come un avviso, che è qualcosa di riconoscibile, che tu hai già visto, ma che vari nel contenuto. Per esempio, e quindi sono cominciato a uscire queste immagini. E questa è un'azione un po' trasversale: c'è chi è più interessato a leggere, quindi gli piace più la parte della lettura, c'è chi è più interessato alla grafica, e quindi vede il logo, c'è chi è più interessato alle fotografie, e quindi vede le fotografie. Cosa, scusami? Beh, per esempio, quando tu hai un Tumblr, c'hai una forma di, per esempio, il Tumblr ha una forma di statistica di letture. Attraverso su Facebook è un po' diverso, un po' più difficile, perché non c'è, se tu non hai una pagina gruppo che ti dà le statistiche di tutto, il resto devi avere un po' più di capacità, a parte intuitive, ma anche un po' più da hacker, nel senso di riuscire a tirare fuori dei tabulati HTML, perché tu capisci degli andamenti della pagina.
ma sono comunque cose molto vaghe, perché ti dico, ci sono cose che non funzionano nonostante tu possa avere una visibilità centuplicata, fai conto, se una cosa non funziona in quel momento tu la metti e non gliene frega niente a nessuno, non gliene frega niente a nessuno, non te la cliccano, quindi va molto sul personale. È una forma anche di cominciare a, appunto ti dico, è cominciare a capire anche i mood board. I mood board sono quelle cose sensibili, sì, perché sono delle immagini, ma sono quelle forme anche più emotive su, attraverso le quali tu capisci su cosa viaggia la media, cosa prenda la media. Ok? Perché non c'è un dato. Sul funzionamento del Tumblr, che dicevi prima. Sul funzionamento del Tumblr, per esempio. Usato in modo molto spontaneo, per esigenza. Il Tumblr non funziona per esempio, per. Il Tumblr uno lo usa perché è più facile da comporre e quindi sostituisce la pagina internet, che uno invece di solito dovrebbe conoscere tutti i codici HTML, ma in realtà il Tumblr, se tu scrivi molto, non ti seguono. Non ti seguono vuol dire proprio che neanche lo guardano, anzi dai quasi fastidio, cioè una forma di repulsione. Sicuramente il Tumblr ha la necessità che esista. Il Tumblr sono due le cose, o parla di te, ma il tempo dei blog in cui si scrivevano i diari è morto, o funziona tipo una piattaforma tipo Pinterest, ossia come mood board, cioè praticamente io che prendo e rilinco altre cose, oppure lo puoi provare a utilizzare come una cosa a sé, ma dove l'immagine, come in questo caso, è predominante. O comunque rimanda ad altro, dove non c'è bisogno di un affaticamento cervellotico per arrivare a comprenderlo. Cioè questi mezzi sono di base sviluppati per una trasversalità incredibile, dalla persona più colta all'analfabeta, devono arrivarci tutti. E niente, è andata avanti così. Inizialmente il Tumblr non esisteva, il Tumblr è avvenuto dopo il primo laboratorio. All'inizio veniva soltanto l'immagine veniva soltanto proposta e sull'evento e sulla mia pagina personale. A quel punto praticamente è successo questo, che quando ho promosso quella cosa, è come se sulla pagina fosse completamente sparito Andrea, cioè nel senso ha dovuto prendere il posto di Andrea tutta un'altra sezione, cioè deve diventare purtroppo una forma impositiva, cioè il prodotto deve dominare sulla persona per un attimo, però non puoi neanche tenerlo troppo perché questa cosa crea noia. Perché alla fine su Facebook gli interessi te e dove sei andato ieri sera e cosa hai fatto. Per quello tu devi trovare degli stratagemmi che siano di ordine testuale piuttosto che di ordine d'immagine per riuscire a tenere viva l'attenzione. Abbiamo fatto questo laboratorio, vabbè, la storia finisce che il laboratorio io speravo di riuscirlo a riempire almeno di 10 persone, il laboratorio alla fine è finito che ne facevano parte 25 persone, quindi è andata molto al di sopra delle aspettative. Questo mi ha dato segno che questa forma comunicativa possa funzionare e la cosa che magari ha aperto è stato il fatto di avvicinare a un possibile linguaggio teatrale. Per esempio, una delle cose che mi è successa particolare è che mi ha contattato Damir Doma da Parigi, per esempio, Damir Doma che è uno stilista, e che mi ha chiesto, cioè la ditta mi ha chiesto che cos'è questa roba, e io gli ho potuto spiegare che questa cosa è un prodotto finalizzato al teatro e quindi si è aperta una finestra teatrale. Infatti mi ha detto, ma perché anche questo può essere teatro, cioè può essere considerato, fatto, io non so cosa è possibile considerarlo, però io sono un attore, non sono né uno stilista né un designer, questa è, non vuole essere quella la finalità. E non solo, ha la possibilità di essere legato sia a un prodotto, ma usufruibile assolutamente come prodotto a sé. Cioè per questo per me non ha meno dignità di quello che io voglio fare, ok?
ha la stessa identica dignità quando scrivo una cosa di questa cosa, c'è la stessa identica volontà che c'è dietro nel creare una drammaturgia o una messa in scena di uno spettacolo. È il desiderio di far sì che un linguaggio artistico parli lingue differenti e possa toccare anche lì dove il teatro da solo non arriva. È quello. Abbiamo fatto il laboratorio e sono stati invitati alcune persone. Mi è interessato a me aprire un dialogo, per esempio ho invitato un paio di critici a vedere un laboratorio soltanto per poter aprire un dialogo di quel genere, dei videomaker, uno stilista. E tutti quanti sono usciti con un bagaglio che dicevano questa cosa, non pensavamo che teatro fosse questo, perché poi la gente crede che a teatro ci siano andate tante persone. Molti non sono mai messo piede in vita loro dentro la sala, non sto scherzando. E hanno aperto, per esempio, dei feedback che mi sono arrivati sono stati il fatto di dirmi: questa esperienza ha cambiato il mio modo, per esempio, di vedere il video, o di pensare la musica, o di pensare la moda, per esempio. Quando è uscito, io adesso ho avuto molto meno tempo per creare la seconda parte del laboratorio, quindi il giorno in cui è finito il laboratorio io ho dovuto pensare alla grafica del secondo, sapendo perfettamente che non avrei potuto più proporre questa grafica qui, che questa grafica per di più era molto legata al tema del primo laboratorio che io stavo mandando avanti, cioè quindi su certe forme di sperimentazione del gesto, alcune interessi miei di drammaturgia. Adesso io volevo toccare altre cose, quindi praticamente dopo che c'è stato il laboratorio io avevo molto meno tempo tra una cosa e l'altra, però sono passati 15 giorni in cui di questo lavoro non si è assolutamente più parlato e in cui si è lavorato per esempio un secondo bando che avesse una proposta grafica che riprendesse, che avesse il riverbero della grafica precedente ma che andasse in una dimensione altra. E, per esempio, al secondo laboratorio, per esempio, ho cominciato anche a sviluppare delle possibilità rispetto a nuove tecnologie che uno non ci pensa, tipo di promozione, tipo questi cosi hanno delle meraviglie all'interno che ti permettono di fare queste specie di robe qui, che sono GIF, ma che uno usa di solito per altri scopi, non per questo, a creare storie differenti rispetto a quello che l'immagine mi consigliava, per esempio un'immagine che non è statica ma che è dinamica, ma pur essendo dinamica non è neanche un video, devi capire che linguaggio può parlare, perché non può parlare lo stesso linguaggio che parlava un'immagine statica, che potrebbe somigliare, cioè le grafiche che ho proposto prima potrebbero essere le copertine di libri piuttosto che inserti di un libro, appunto avevano anche una struttura da romanzo, non certo questa roba qui, che invece aveva forse la necessità di qualcosa di molto più breve, di non so. Al secondo laboratorio fatto sta che uscì quest'altro tipo di grafica che ricordava la prima ma che andava in controtendenza alla prima. In realtà è lo stesso logo, è lo stesso logo del primo, cioè è questa cosa qui, semplicemente smontato. E infatti il secondo laboratorio non trattava più di creare un equipaggio di bordo, la prima sembrava una carta nautica, era basato su questo, la seconda sembrava un progetto d'architettura, e infatti dal secondo voleva parlare nel reclutamento di architetti, cioè io dovevo andare a sviluppare un'altra cosa, devo sviluppare un'altra cosa nel secondo laboratorio e mi interessava attrarre da un altro punto di vista, non più dal punto di vista precedente. Il bando rimane nella sua forma esattamente identico, non esattamente identico nelle parole, anche se ricorda molto quello di prima. Questo sempre per cercare di mantenere una struttura rigida che dia libertà, ma che si imponga come un tormentone, in poche parole. E ha dato vita per esempio a un immaginario, come ho detto, completamente diverso. Queste sono le nuove grafiche, per esempio. Il bianco è interato benissimo. Eh? Ha interato benissimo il bianco. Ho preso delle foto con il cielo bianco, giusto?
Sì, queste sono elaborazioni grafiche di... che si rifanno. Anche le volte il bianco, cioè, Sì, ho capito quello che cioè, dici. sì, se c'è un bianco minimo che non si darà bene, poi si vede la differenza, invece così tieni aperto, cioè Sì, diventa sì. tridimensionale l'immagine. Sì, è Cioè, non è più volutamente... una fotografia messa lì, ma è quasi quello lì che sta sullo, cioè si inserisce all'interno di tutto il sito. Sì, ho capito perfettamente. Sì, è volutamente così. E non è stato identica alle altre perché la grafica precedente probabilmente sarebbe diventata pesante da riproporre a chi già l'aveva visto. Con questo non stiamo parlando di cose differenti, ma allo stesso tempo ti fa capire che la direzione del laboratorio non è la stessa direzione del laboratorio precedente. E infatti sono cambiati anche i testi sotto alla cosa. Allo stesso tempo, finito il laboratorio, si è pensato a come promuovere il laboratorio, adesso che il laboratorio aveva delle cose, del materiale reale. E si è cominciato a pensare come questa cosa, cioè come per esempio il video, non fosse squisitamente un video di promozione tipicamente teatrale, che sembra quasi come dire, il reportage dei giorni di laboratorio, e quindi una documentazione squisitamente, cioè un video squisitamente documentativo. Ma fosse per esempio anche il video del laboratorio, qualcosa che potesse essere visto come prodotto a sé. Per di più, il video permette anche la possibilità di proporre una musica, quindi di poter proporre anche quello che è l'immaginario musicale che sta sotto a un lavoro che non esiste ancora. E il clima che sta all'interno di quello, e di come il laboratorio non necessiti per forza del prodotto teatrale finale, ma possa essere venduto anche lui come un momento specifico, perché forse dovremmo recuperare anche la dimensione laboratoriale come dimensione di creazione artistica, anche perché è solo lì il momento di creazione artistica al teatro, non il momento in cui c'è la messa in scena, cioè là è già tutto deciso, le carte sono già state tirate tutte fuori. Al che, insieme a un videomaker, che abbiamo cominciato a pensare ad altre forme di promozione e di promozione di un laboratorio e non di uno spettacolo, ma che avesse il sapore di uno spettacolo o di un trailer cinematografico. E abbiamo pensato a delle cose molto piccole, qua la musica manco si sente più. No, io non la sento, sono io che non la sento. Ah, ok. Ed erano delle cose del genere. The Northern Lights. Sì, qua sento un ballato, scusate. Ah no, forse sono, scusate, perché qua devo farvelo caricare. È tipo caricato a 144, che praticamente se, il naso di una persona sembra una patata americana. Ma si carica più velocemente di quanto non sperassi. Si risalirà fra un secondo. Ve lo posso magari sapere fra un po'. Tutto questo era sempre comunque stato richiesto con una... cioè le richieste che ho fatto a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo è che il livello fosse tarato su un livello molto alto, cioè nel senso come se ogni cosa che noi proponessimo, da un'immagine a un testo a un video, fosse quello il prodotto da mostrare. E per esempio questa cosa ha creato nell'interesse di alcune persone che hanno visto il bando, è il pensiero che dietro ci fosse uno studio grafico. Non c'è. C'è soltanto
una volontà di fare delle cose molto puntuali, molto, molto calibrate. Ora, abbiamo parlato di tutto questo perché il mio seminario era come applicare delle forme di strategie di comunicazione, mettendoci insomma una forma di creatività. Credo che fosse necessario, cioè credo che sia necessario tuttora ripensare un attimo a quello che è l'intera possibilità di le intere possibilità che ha il teatro e di cominciare a pensarlo non più come qualcosa da lasciare al momento dell'evento all'interno di una scatola, ma pensarlo in modo molto più ampio, altrimenti io credo fortemente che tolte quelle due, tre compagnie, 10, per il nuovo sparo numeri in libertà, non ci sia più possibilità di arrivare per i piccoli a nessuno. Non ci sia più possibilità di avere una libertà di espressione rispetto a un proprio lavoro, perché finché la compagnia non assume certe dimensioni, non entra nell'ordine del mercato, tu devi cominciare a viaggiare su qualcosa che non prevede un luogo fisico di rappresentazione, ma che perciò non esclude il fatto che nelle tue finalità ci sia l'arrivare a produrre uno spettacolo. Questo è quanto. 18:05. Io non vi ho potuto far vedere niente di quello che dicevo, però... Facciamo la chiusura con lo streaming. Io volevo fare una domanda. Sì, posso? Certo. E volevo chiederti una domanda rispetto alla vocazione, no? Sì. Cioè, quello di cui parli, diciamo, adesso parlo ad Andrea in quanto artista teatrale. Sì. Quindi al di là delle tue diverse... capacità, ma in primis rispetto alla promozione, quindi al tuo lavoro sulla comunicazione, ma rispetto al tuo lavoro come attore e come artista. E, diciamo, nel tuo caso specifico e molto personale di vita e esperienza convivono più capacità e più vocazioni, che però sono le tue, sì. No? E, quando tu, cioè, l'invito a degli artisti di ragionare su degli strumenti di comunicazione, è ovvio che, diciamo, non entro in questo merito qui, perché è ovvio che diciamo, un artista, soprattutto teatrale, deve ragionare su dei meccanismi di comunicazione, visto che il teatro non lo fa da solo. Però, diciamo che io noto, quando tu parli di raffazzonato o non raffazzonato, per esempio il tentativo di non essere raffazzonati ha creato un immaginario macintoshista e modaiolo che a me, per esempio, come spettatrice, quindi non come operatrice, mi allontana in modo proprio terrificante, cioè mi fa un effetto repulsione, che pure questa è una cosa estremamente personale mia e non è regola. E che invece, cioè, quindi l'obbligare, proprio per una questione, diciamo, molto di contesto, e quindi, come dici tu, cioè l'obbligo a ragionare al di là dei luoghi di rappresentazione è un obbligo dato da una condizione specifica, che è anche una mancanza di luoghi di rappresentazione, quindi, cioè, diciamo, è molto utile e molto necessario dover trovare momenti di visibilità e di contesto di pensiero al di fuori dei luoghi di rappresentazione. Però è anche vero che degli artisti, che non è detto che abbiano una vocazione rispetto alla comunicazione o rispetto ai nuovi media,
quando si obbligano, perché non hanno i mezzi, per esempio, per affidarsi ad altri, no? Perché ovviamente anche questa è una possibilità, ma bisogna averne le possibilità, insomma, o i mezzi economici o i mezzi strutturali per poterlo fare. Cioè, molto spesso la costruzione forzata dell'immaginario, quello comunicativo, io la trovo molto molto appiattente. Cioè, trovo una cosa che va verso la medietà. Sì. Cioè, quando che è un po' quella ricerca, cioè quella finta ricerca, quel non voler essere raffazzonati, che io trovo però che appunto va verso una grossa medietà, molto più vicina per esempio alla moda che alla musica. Sì. Perché per esempio la musica e i gruppi musicali, che sono molto attenti a tutto quello che riguarda la comunicazione, però lo fanno in tutto un altro modo, molto più disimpegnato e molto più, come posso dire, meno polite, meno mec, non so, mi viene da, sì, dire, non so se, sì, no, se no, capisci, no, io quello che voglio dire. Cioè qualcosa che sia un po' più de panza, diciamo. Sì, no, certo, no, aspetta, no, quando io ho fatto questo discorso, tanto per cominciare, io non penso che bisogna fare così, né che bisogna uscire. No, ma infatti non, cioè, la mia non è una... No. È solo per capire tu che... Cioè, un artista, Io credo che ci sia sicuramente... appunto, tu hai detto... Questo intervento si rifà tantissimo al fatto dell'immaginario collettivo. C'è un immaginario collettivo molto potente, che è questo immaginario macbookiano, come, sì, l'abbiamo detto. Questo immaginario è debole, perché Che è un immaginario debole, cioè più che debole, cioè non sviluppa altri immaginari, perché è così trito e lattiginoso. Ma infatti io non credo nemmeno che allora, questo discorso non prescinde dal fatto di creare un prodotto, quindi un'opera, chiamiamolo opera, neanche un prodotto, un'opera che abbia un valore artistico forte, che non preveda un modo di essere comunicata o la volontà di arrivare ai più, ma che dentro di sé, nel momento in cui viene generata, che viene proposta in un teatro, preveda la sincerità di quello che si va a fare, quindi un discorso di pancia rispetto a un'aderenza a quello che è l'artista in sé per sé. Mm-hmm. Qua il discorso era rispetto, la domanda che su cui mi avevano chiesto di riflettere era su come si può applicare un processo creativo per far sì che però il teatro torni che succede? Torni a interessare anche lì dove il teatro non riesce ad arrivare. È vero che esiste una visione un po' polite. Io non trovo, in quello che tu hai detto, per esempio, che io non trovo criticabile il termine modaiolo. Perché io non trovo nell'essere di tendenza, no, ma quando dico è una cosa un po' diversa. Quando dico modaiolo lo intendo nel senso più, cioè quando ti non sai bene dove collocarti e ti metti nelle pieghe di una cosa che va di moda, che è molto diverso di essere nelle cose, certo, no? Cioè, infatti, sono due cose chiarissimo. Quindi è chiaro che però all'inizio di essere di moda. Però è un po' diverso essere modaioli, nel senso, a parte l'abuso che si fa di questa parola, ma lo volevo intendere per chiarire, appunto, è quando ci si mette nelle pieghe di una cosa che sembra che funzioni. Chiarissimo, infatti questo discorso non può prescindere dal fatto che tu abbia un tuo linguaggio personale e che
che il tuo linguaggio poi si rispecchi in quello che tu vai a creare come apparato comunicativo. Nel senso, non c'è niente di più non c'è niente di più sminuente che infilarsi in una comunicazione modaiola per poi proporre una cosa che non ha assolutamente nessuna a che fare niente a che fare con quello che tu finora hai proposto. Infatti il discorso prevede un assunto all'inizio che tu abbia ben chiaro quello che vuoi andare a creare, a trovare, anche se non sai come lo farai esattamente. Quello su cui stavamo riflettendo era la possibilità però di trovare delle strategie, vogliamo chiamarle, se possono essere definite strategie, ma comunque un allargamento di pensiero, squisitamente per trovare quali sono queste vie di accesso a tutta una fetta che dal teatro è completamente esclusa, ma non perché, o forse anche sì, un po' perché il teatro, al teatro piace escludere gli altri. Cioè, un certo teatro forse. Sì, no, però la tendenza è una forma di sembra veramente una cosa solo per noi in certi momenti, e soprattutto io molto raramente nei dibattiti su come poter su che ruolo ha il teatro nel futuro sento parlare di un modo di arrivare a tutta quella fascia che di teatro non solo ha un pregiudizio ma a volte non ha neanche la minima conoscenza o comunque non ha niente che attragga. Allora, non so se sia sbagliato, nonostante possa condurre a una deriva chiaramente pericolosa, il fatto di trovare degli stratagemmi che vadano a fare come specchietto per le allodole e richiamarli però a un'attenzione. Perché se noi perdiamo anche, se noi rimaniamo qui, l'attenzione di tutto quel mondo parateatrale ci snobberà sempre di più e avremo sempre meno comunicazione, perché comunque la forma comunicativa del teatro è qualcosa che forse rimarrà per sempre, perché è una delle forme iniziali di arte, ma è qualcosa di molto antico nel modo in cui si incontrano. E adesso il linguaggio che viene parlato nel 2013 non è più quello, non è veramente più quello, ma non nel teatro, perché quando poi tu sei dentro al luogo è come se ci fosse un patto in sordina, ci capiamo su quel registro là. Il problema è farceli arrivare dentro al luogo teatrale, è portarceli, non solo portarceli, ma portarceli anche con la coscienza di cosa stanno per andare a vedere, di su quale livello corra quel progetto, di che poetica sottoporti per esempio quella compagnia. Chi viene dall'esterno del teatro non ha minimamente idea di chi si trova davanti e tre quarti delle volte si aspetta veramente la rappresentazione di prosa un po' simile agli show dei microteatrini romani, a queste cose qua, cioè buttata più sul... ovviamente non è che uno dice deve sparire quello, ma c'è tutto un mondo molto più ampio che non ha accesso all'esterno, cioè non ha né accesso all'esterno né l'esterno ha accesso all'interno, è come se fosse collassato, altrimenti non si spiegherebbe perché i festival sono vuoti, ma nel senso vuoti di soggetti estranei al mondo teatrale, ci sono giusto delle poche, io non so se sia un'impressione solo mia, io penso sia molteplice, diciamo, penso che la risposta non è una sola. No, non è una sola, chiaramente non è una sola, ma non, delle cioè, altre penso io che non ci siano dei contesti che riescono
ad attirare pubblico e dei contesti più... Insomma, questo, non lo so, penso sia... Però no, non, e questo sicuramente... sicuramente insomma, io più... non lo so, a volte penso delle cose e poi la realtà me le smentisce, cioè, insomma è un po' così, insomma... Ma questa è sicuramente una delle cose, intanto sì. È vero che dietro a questo problema, se dovessimo tutto cioè, quanto... delle volte sono straordinariamente pieni, fuori dalle mie aspettative, delle volte, insomma... Su questo non so di. Però non parlo di. No, io non parlo del. No, ma pieni di sconosciuti. Sì, sì, no, però io non parlo, dico, di quel. Di quelle. Può succedere, no? Che un festival quell'anno. C'è una sessione di yoga. Ah, ok. Subito.